Come sapete ormai da tempo, il Mulino ha avviato una linea, una collezione di libri sulle città, su alcune città. Dico libri su alcune città, tenendomi così sulle generali, perché nonostante io questa collezione l'abbia tenuta a battesimo, vista nascere, non ho ancora ben capito di che tipo di libro si tratti. E sì che ormai ne ho scritti quattro, uno su Gerusalemme, uno su Istanbul, uno su Samarcanda, uno in generale sulle città dell'Andalusia, in quel caso abbiamo preferito non prendere una città ma un'intera regione, e adesso, a Dio piacendo, dovremmo uscire col libro, il quinto libro su Praga. A che genere appartengono? Sono libri di storia? Sì, ma sì e no, non sono soltanto libri di storia, sono guide turistiche? A me piacerebbe riuscire a scrivere una buona guida turistica che fosse veramente una di quelle cose che si tengono in tasca quando si gira per una città e tenendole in tasca e ovviamente anche leggendole si capisce di che cosa si sta parlando, di che cosa si sta vedendo. È un incrocio fra un libro di storia e una guida? No, nemmeno quella, perché al Mulino sono esigenti e non gli basta un libro che sia una buona storia cittadina, sia un libro di storia di una città, ma che sia anche una guida, guida turistica se si vuole, magari di un certo livello, di una certa qualità. Loro vogliono sia anche un libro d'autore, che quindi potrebbe le doversi leggere come un romanzo, come magari so io, una confessione, sia pure confessione intellettuale. Boh, io non lo so se ci sono mai riuscito. Giudicare dalle recensioni qualche volta forse sì, però io so che questa città particolare, Praga, che è uno dei miei grandi amori, io ho molti amori, quindi ho molte città che amo. Praga però l'amo in un modo diverso, come sempre, chiunque abbia molti amori non si ripete mai, ama sempre l'oggetto dei suoi amori in modo diverso, altrimenti è un pessimo amante, un pessimo amatore. Quindi in questa mia visione un po' alla Don Giovanni rispetto alle città, io finisce che le amo tutte, mi innamoro di tutte, che prendo le cotta per tutte. Io, la mia cotta per Gerusalemme è stabile, è lì, eccetera. Poi c'è quella per Parigi o per Vienna, su cui ancora non ho mai scritto nulla, ma se Dio mi lascerà abbastanza in questa valle di lacrime, scriverò anche di quelle. E adesso sono arrivato a Praga. E Praga cos'è per me Praga? Per me Praga è tutto, è Mozart, è l'alchimia, è Kafka. Praga è una infinita quantità di cose, è una città barocca, ma è anche una città gotica, una grande città gotica, ma è anche una città ebraica. E chi non ricorda il cimitero di Praga di Umberto Eco? Chi non ricorda di aver visto le fotografie della grande sinagoga gotica, oppure del cimitero appunto ebraico di Praga, impressionante, un po' lugubre anche, perché Praga è anche questo. Praga è una città buia, è una città nera, è una città di misteri, però Praga è anche una città luminosa. I colori di Praga sono il nero e l'oro, che sono anche due colori magici, due colori alchemici, e queste cose ci hanno insegnato ad amare l'Europa centrale e a capire che senza l'Europa centrale non c'è nemmeno l'Europa. E Praga è appunto questo, è la capitale segreta d'Europa. Sapere perché e in che modo e fino a che punto, e beh, insomma, io ho fatto un grosso sforzo per scrivere questo libro. E voi ne dovete fare uno un po' più piccolo, cioè comprarvelo e leggervelo. E mi auguro e vi auguro che capirete in che senso ho ragione quando dico che Praga è il cuore dell'Europa.